Simon, sì? Se io fossi la tua sorellina, sì, più piccola, mi vorresti bene? Più piccola? Ma sì, sì, dai, ti vorrei bene, dai. E se un giorno sparissi misteriosamente, uh-huh, mi verresti a cercare? Ma è ovvio, ci sarà sicuramente una bella ricompensa. Ma no, dai, farei su uno squadrone della morte insieme agli amici e verrei a cercarti, anche perché il mondo è molto pericoloso, cara la mia sorellina. Speriamo. Certo, ma perché queste domande? Sei un po' paranoica. Ah no, affatto, perché ti volevo mettere alla prova, sì, e vedere se eri pronto per, uh-huh, giocare e scoprire assieme a me i personaggi di Atelier Ayesha, The Alchemist of Dusk, l'RPG per PlayStation 3 che questa settimana analizziamo dal punto di vista cosplay. La serie The Atelier fa ritorno nel 2013 con il nuovo RPG Atelier Ayesha, The Alchemist of Dusk, titolo in esclusiva per PlayStation 3. Ayesha Artul, la protagonista, vive con la sorellina Neo Artul. Un giorno la piccola sparisce, lasciando la sorella maggiore sconvolta, ma determinata a capire cosa sia accaduto. Così, quando la ragazza scopre alcune tracce di Neo, si getta a capofitto in una fantastica avventura, con un manipolo di coraggiosi compagni per cercare di ritrovarla. Il nuovo capitolo della saga principale promette un sistema alchemico ancora più raffinato e complesso, introducendo anche diverse novità nel combat system e un comparto grafico rinnovato e maggiormente dettagliato. E iniziamo ad analizzare insieme i costumi dei protagonisti, o meglio, delle protagoniste, le sorelle Ayesha e Neo Artul. Ayesha è un'erborista che gestisce un piccolo negozio con il nonno e la sorellina, fino alla morte di lui e alla misteriosa scomparsa di lei. È una bella adolescente dai lunghi capelli mossi, biondo cenere, e indossa un abito giocato sulle tonalità del verde che ricorda appunto la sua professione. Il vestito, con manichette a sbuffo e piccole piume sul corpetto, ha gonna scampanata ed è fermato in vita da un nastro verde di velluto e pizzi. Continua con un'ampia sottogonna di pizzo abbottonata come una casacca sul davanti, dai toni pastello digradanti dal verde al giallo al rosa, come un bocciolo. In testa porta una vezzosa cuffietta fermata a lato da fiori colorati. I calzari sono curiosi sandali zeppati verde scuro, con un copricaviglia giallo di pizzo, anch'esso fermato da un nastrino verde. Le polsiere, sempre giocate su varie tonalità di verde, ricordano la piena fioritura di un fiore, grazie anche a tante rash. Ayesha ha sempre con sé un bastone magico con una sorta di giglio rosa gigante sulla sommità. Neo, la sorellina minore, è una ragazzina dai capelli castano scuro corti e il viso molto dolce. Indossa un elaborato vestito composto da più strati. Sotto spicca una camicia panna rigata, dal collo alto con maniche lunghe che si vanno ad allargare dal gomito finendo con una ricca decorazione di pizzi e merletti. L'abito vero e proprio fascia il petto e si apre a campana partendo da una tonalità lilla fino a un caldo corallo, anch'esso riccamente decorato e chiuso da bottoni viola sul davanti. Quindi un bolerino in tinta sulle spalle chiuso da un piccolo fiocchetto, con lante bianchi e deliziosi zoccoletti zeppati sempre arancio corallo con un diadema floreale giallo. Atelier Ayesha pullula di personaggi. Atelier Ayesha pullula di comprimari femminili di tutto rispetto. Vediamoli assieme. Regina Curtis, conoscente di Ayesha, che si procura da vivere vendendo i manufatti reperiti durante gli scavi presso le rovine. Gonna a libro, top bianco e inseparabile piccone sono i suoi elementi distintivi. La graziosa strega Wilbel, sempre alle prese con la sua incapacità di volare, riconoscibilissima grazie ai lunghi capelli rosa, il tipico cappello nero a cono appuntito dalla tesa piena di stelline viola e classica scopa di saggina. L'ufficiale governativo e donna in carriera Marion, dall'aura austera. L'abile spadaccina Linka, guardia del corpo di Marion, che ricorda un po' nell'aspetto e nella pettinatura la piccola C della serie Chobits targata Clamp. La sorella minore di Yuris, Nanaka Grunden, vestita come una classica olandesina in rosso e in bianco. E per finire la frizzante Merietta, impiegata presso il negozio di Harry, dalla lunga chioma rosa scuro e curiosa tutina abbinata a calzoncini corti con effigie feline stampata sul petto. Ma nel fantastico mondo di Atelier Ayesha fanno capolino tre personaggi nuovi di zecca. In questo capitolo sono inoltre presenti tre nuovi personaggi. Odilia, l'automa responsabile della biblioteca dell'alchimia,
un abito violaceo in stile ottocentesco che è un giusto mix tra gothic e steampunk, grazie all'introduzione delle alucce dorate meccaniche e alla molla nascosta dal cappellino laterale, che faranno la gioia delle cosplayers. Kyle Tarenbert, fascinoso barista della taverna di Hornheim, luogo in cui le persone della città si riuniscono per discutere delle ultime novità. E infine Tania Folta, una ragazzina forestiera dalla lunga zazzera nera e selvaggia, la pelle ambrata e una camicetta smanicata arancio chiaro con rash sopra e sotto, sandali e jeans corti strappati. E per concludere in bellezza il nostro appuntamento cosplay, una rassegna sull'altra metà del cielo, vale a dire i personaggi maschili di questo atelier Ayesha, The Alchemist of Dusk. Caithgrith Azeldain, distinto signore di mezz'età, eccezionale alchimista venuto da molto lontano, con una profonda conoscenza delle arti magiche, che inizierà la nostra protagonista ai misteri alchemici come chiave di salvezza per la sorella scomparsa. Yuris Grunden, cacciatore equipaggiato con balestra ed ascia, alla perenne ricerca di un drago da uccidere per vestirne le scaglie come armatura. Erni, un mercante viaggiatore molto socievole e disponibile, in cui Ayesha ravvisa una figura quasi materna. E ancora il generoso panettiere Fred. L'ingessatissimo Harry Olson, uomo influente e molto interessato alle antichità, in quanto collezionista di reperti del passato. E per finire, il solitario Ezranan, vagabondo dalle origini incerte e il passato misterioso.